L'agente che hanno ucciso, lo conoscevi? Era un buon amico. Mi dispiace molto. Potrei dire che è un rischio del mestiere, ma non aiuta. No, per niente. Fai da molto questa vita. Sono Karen Bowman, operatrice umanitaria da circa 5 anni. È dura, ma è una copertura che mi lascia libertà. Almeno hai un elicottero. Come sei arrivato qui? Un bel volo in business da Manaus. Sono riposato in forma, ok? Ho fatto l'autostop da Barranco, Perù. E invece tu? Sono salito su un autobus a Jujuy, Argentina, e ho bevuto fino a Villazón. Nessuno cerca guai con gli ubriachi. Il che spiega perché puzzi tanto. Ho sentito delle storie su di voi. Era una novellina a Mosca durante il golpe. Eravate coinvolti anche voi? Ah, sarà stato qualcun altro. Mai state lì. Non si incontra spesso una leggenda vivente. Dillo a mio figlio. Mi ascolterebbe quando gli dico di riordinare. È difficile essere qualcuno che non esiste? Dimmelo tu, Karen Bowman, operatrice umanitaria. Avrete sicuramente visto di cosa sono capaci gli uomini quando non ci sono conseguenze. Ma ve lo dico subito, per quanto possiate razionalizzare o desensibilizzarvi, nulla può prepararvi a il sogno. La sua religiosità si avvicina pericolosamente alla mania. Ha fatto voto di povertà e castità. Non lo fa per le donne o per i soldi, lo fa per il potere. È una task force di CIA, DEA e JSOC. Sarò il vostro agente responsabile. Iniziamo l'operazione Kingslayer. Il briefing parlava di un contingente locale. I Qataris 26. Un gruppo ribelle che lotta contro l'Unidad e Santa Blanca. All'atterraggio incontreremo il loro leader, Pak Qatari. I boliviani non amano gli Yankee, ma stavolta speriamo che il nemico del nostro nemico sia un amico. Non abbassate la guardia, non si sa mai. Quattro soldati. È l'aiuto che hai promesso? La parola di Sandoval? Se muore uno Yankee, voi mandate subito un pugno di soldati. Centinaia di boliviani sono morti sotto i proiettili del Santa Blanca. Dove trovo centinaia di soldati? Come americani noi non siamo qui, ok? Questi soldati sono le forze speciali migliori del nostro paese. Con loro non serviranno centinaia di uomini. Conosci la parola Ubris, signora Bowman? Lui è Pak Qatari, leader del gruppo dei ribelli Qataris 26. Ci aiuterà a destabilizzare l'organizzazione del Santa Blanca. Sono 6 anni che combattono il Santa Blanca e i funzionari governativi corrotti. Coordineremo i bersagli. Non c'è tempo ora. Noi sappiamo dove si trova Amaru. Amaru? Dov'è? È uno dei fondatori del Qataris 26. E molto di più. Il nostro gruppo nasce dalle sue idee. Senza le sue teorie sul proletariato agrario, non ci sarebbe una resistenza organizzata contro il Santa Blanca e la corruzione del governo. Dobbiamo salvare Amaru. Se voi ci darete una mano, allora io inizierò a fidarmi. Dov'è? Non ne siamo sicuri. Sappiamo che si trova in questa provincia e che c'è un tenente del Santa Blanca che sa dov'è. Chiamo l'ISA per vedere se riescono a ottenere qualche informazione in più. Cercate il tenente e tenetemi informata col telefono satellitare. Buona caccia. Salvare Amaru è importante per la nostra causa. Quindi non uccidere il tenente del Santa Blanca prima di fargli le domande giuste.
Gente, guadagniamoci la pagnotta. Ora si fa sul serio. Io non mi sento a mio agio a lavorare con Pak Katari e quei ribelli. La loro ideologia prevede sempre un sacco di cadaveri a terra. Come te la senti questa operazione, Nomad? Alla fine è una missione di vendetta. Vediamo di completarla alla svelta prima di finire impantanati nella politica locale e nella pioggia di piombo del cartello. Primo obiettivo, trovare il tenente del Santa Blanca per arrivare ad Amaru.